Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne noi abbiamo ritenuto che oggi, che oltre a ricordare appunto questa ricorrenza per sensibilizzare tutti a questo grande problema che con il lockdown si è amplificato, fosse giusto segnare la ricorrenza con un fatto concreto, ovvero la presentazione di una legge che istituisce il fondo per il soccorso e libertà, ovvero la possibilità di una donna che vuole liberarsi da un nucleo familiare in cui subisce violenze morali e fisiche, di poter avere un sostegno economico che le permetta di avere la libertà di rendersi libera e di denunciare le violenze subite. Questo è molto importante, perché molto spesso le donne tendono ingiustamente a sopportare, appunto perché in assenza di sussistenza economica. Dare la possibilità di un sostegno economico vuol dire incentivarle alla libertà di non subire più violenza, non solo oggi che è la giornata mondiale contro la violenza alle donne, ma tutti i giorni. Spesso la violenza domestica, le violenze vengono sottaciute perché le donne non hanno quella libertà economica che gli permette di poter reagire. Noi invece in questa maniera intendiamo dare la certezza di avere la possibilità di denunciare e quindi di avere la libertà per un futuro migliore. Quindi prevediamo un collegamento con i centri antiviolenza, con i servizi sociali dei comuni e soprattutto un osservatorio che ci dia la possibilità di capire ciò che sta avvenendo sui territori e come continuare ad intervenire, soprattutto iniziando anche dalle scuole per proseguire con la formazione sul lavoro. Io come promotrice, diciamo, a livello politico di questa iniziativa ho già detto che sono molto orgogliosa e soddisfatta che questa mia proposta sia stata subito presa in considerazione e addirittura si sono messi subito tutti al lavoro per buttare giù già una proposta di legge da parte del gruppo consigliere di Forza Italia. Auspico, ma voglio credere che ci possa essere la piena unanimità nei confronti di questa nostra proposta, perché credo che non abbia assolutamente colore politico né tantomeno idee contrastanti, perché è un tema sensibile, sentito, purtroppo forte, e credo che sia un atto concreto in una giornata importante.